bando, l'oroscopo va dal 17 al 23 ottobre 2022. Ovviamente sono tanti gli appuntamenti con Cusano TV, diciamoli tutti, e poi dopo ve li guarderete su Instagram, sul profilo di Paola Aspi. Allora cominciamo con dicendo che tutte le mattine dalle 10 e un quarto alle 10 e mezza sarò su Mattina con noi, con Oroscopo Quotidiano, Cusano Italia TV ovviamente, canale 264, mi raccomando, 10 e un quarto, 10 e mezza, è cambiato l'orario. Poi abbiamo il pomeriggio con noi, ah no, ancora nel pomeriggio, inizio pomeriggio, dalle 13.45 alle 14 abbiamo Pettegolezzi e Social, dove io farò un intervento di 15 minuti e parlerò del gossip del momento. Ovviamente seguitemi insieme alla conduttrice Manuela poi domani, che ovviamente mi intervisterà sui fatti del giorno, insomma così, un quarto d'ora, ripeto, dalle 13.45 alle 14, Pettegolezzi e Social, e poi la sera mi avrete dalle 19.30 nella trasmissione Pomeriggio con noi con Francesco Acchiardi e Francesca Romana Macri. Ovviamente lì parlerò anche lì di gossip, di pillole di gossip del GF, ma abbinato all'oroscopo quotidiano. Poi abbiamo il lunedì, ah no, poi abbiamo il sabato con Dritti al Punto, condotto da Roberta Feliziani, dove ovviamente io farò un punto sui talent e reality dal Grande Fratello a Ballando con le Stelle a tale quale show. E ovviamente questa trasmissione andrà in onda, questo spezzone mio andrà in onda, questo mio intervento andrà in onda dalle 15.30 alle 16. Poi c'è il lunedì alle 18.05, nella trasmissione Baghera condotta da Luca Bussoletti, il mio oroscopo settimanale invece sulle frequenze 89.100 di Radio Cusano Campus. E basta, ho detto tutto, quindi andatevi a vedere gli appuntamenti su Instagram e sul profilo di Paola Aspi, di Spettacolando, Spettacolando di Radio, e cominciamo il nostro oroscopo invece settimanale per l'oroscopando, che troverete ovviamente su www.spettacolandotv.it. E poi basta, e poi andate a guardare Spettacolando e guardatevi il video. Allora, cominciamo a dire il segno dell'Ariete, questo è l'oroscopo, ripeto, che va dal 17 ottobre al 23 ottobre. Ariete, segno di fuoco, sarai spostato in questa settimana, hai poche ore di sonno, alle spalle tanta ansia procuratati dal lavoro pressante. Venere non è benevola nei tuoi confronti e ti metterà un po' a dura prova. Non cercare di cambiare tutto con il partner, potresti incappare in diversi errori. Resta su solide realtà, come dice Roberto Carlino. L'imprevedibilità in questi giorni è bandita. Cercate di calmarvi, magari imponendovi un po' di yoga. 3S, la parola d'ordine è squilibrato. Toro, segno di terra, sei beneficiato dalla sorte, dal destino, caro Toro. Gli astri sono con te, potrai goderti alla grande questo momento di benessere. Potrai anche oziare se vuoi, finalmente, perché puoi vivere di rendita nel lavoro, dove hai dato tanto in maniera ineccepibile. Cerca però di prendere in considerazione i cambiamenti e di intuire i tuoi desideri per il prossimo futuro. Anche in amore, mi raccomando, perché non sempre si può seguire quello che vogliono e pensano gli altri. 4S, la parola d'ordine, l'ozio è padre dei vizi. Gemelli, segno d'aria, sei un segno che va sprombattuto e soprattutto ti piace quando ti si può permettere di fare come ti pare. Tu hai sempre tante cose da dire e da fare, in questo periodo poi puoi fare ciò che vuoi, nessuno ti frena. Sei un saputello molto attraente e anche se a volte ti rendi un po' antipatico, ti si perdona tutto. 5S, la parola d'ordine, tutto è possibile. Cancro, segno d'acqua, non è una settimana facile, sembra che tutti remino contro di te, ma la colpa è anche un po' tua, perché permetti alle persone a cui sei legato o legata di prendersi il tuo spazio vitale. Devi rivedere la tua esistenza, caro Cancro, lasciandoti un po' di libertà che ti sei fatto negare per troppo amore. Sei un segno speciale, intuitivo e profondo, ricordatelo sempre. 3S, la parola d'ordine, riprenditi la tua libertà. Leone, segno di fuoco, hai molte energie per tutte le cose della tua esistenza. Ti puoi reputare felice di come stanno andando le cose, dopo aver schivato diversi ostacoli nei mesi precedenti.
Puoi goderti una settimana dove puoi divertirti, non solo lavorare. L'amore è tutta una fantasia, ovviamente erotica, da condividere con il partner con qualche bella e nuova avventura. 5S, la parola d'ordine, energie da vendere. Vergine, segno di terra, sarete molto nervosi, scatterete per un non nulla, sarai insofferente verso qualsiasi persona e vorresti mandare tutto all'aria. Tutto si amplifica con questo Marte a sfavore che ti fa vedere ogni cosa complicata. Non sopporterai neanche il partner che, poveraccio, non potrà proferire parola per paura di essere aggredito dal tuo istinto felino. 3S, parola d'ordine, nervosissimi. Bilancia, segno d'aria, sei bello, anzi bellissimo, e gli altri se ne accorgono, adorandoti e facendoti sentire importante. Sei sexy, sensuale e sotto le coperte vai alla grande, spinto da un erotismo accentuato. Il lavoro c'è, ma può attendere perché pensate solo ad una cosa: far felice il partner, ma anche voi stessi, dedicandovi un po' di tempo superfluo. 5S, parola d'ordine, bellissimi. Scorpione, segno d'acqua, sarai un po' il bastian contrario dello zodiaco questa settimana. Non tratterrai i tuoi impulsi, bisogni e sentimenti provocatori. È proprio questo il bello della tua persona, essere controcorrente e impertinente anche. Sarai molto sexy e ricercato, attento al lavoro però, perché lì c'è bisogno invece di una maggiore calma e tranquillità. 4S, la parola d'ordine, sensualissimo, impertinente. Sagittario, segno di fuoco, non è una settimana facile. Questo Marte ti dà del filo da torcere e ti rende un po' intrattabile. L'umore è ballerino e ti predispone al facile litigio. Vorrai così poltrire tutto il giorno in poltrona, evitando contatti diretti da chi ti può irritare a dovere. Le coccole non fanno per te in questo momento e ringhierai a dovere anche al partner. 3S, parola d'ordine, intrattabile. Capricorno, segno di terra, in questa settimana non sei malleabile. Avrai voglia spesso e volentieri di mandare tutto all'aria, spinto dalla tua aria polemica. Hai l'impressione che tutti intorno a te ti punzecchino a dovere per farti esplodere una volta per tutte. Chi si avvicina a te sa che rischia grosso. 3S, la parola d'ordine, impossibile. Acquario, segno d'aria, settimana fortunata che ti farà fare un successo dietro l'altro. Non dovrai far altro che sorridere perché tutto va come deve andare. Il destino è benevolo, amore e lavoro sono baciati dalla sorte e tu sarai sempre con il volto radioso per la contentezza. 5S, parola d'ordine, baciati dalla sorte. Pesci, ultimo segno dello zodiaco, segno d'acqua, è un Marte fastidioso che ti mette in discussione con tutti e prenderai in considerazione anche la possibilità di chiudere con un lavoro. Stressato come sei dal destino crudele, penserai anche che questo desiderio di libertà sia anche controproducente. Forse hai bisogno di qualcuno che ti guidi a dovere perché sei confuso e anche infelice. 3S, parola d'ordine, disorientato. Oroscopando finisce qui, questo è l'oroscopo che va dal 17 al 23 ottobre, lo potete trovare su www.spettacolandotv.it. E poi dimenticavo una cosa importante, andate pure sul profilo Instagram di Cusano TV, dove ovviamente trovate le mie stories e anche le stories di tutti gli altri interpreti e protagonisti, diciamo interpreti e protagonisti dei programmi di Cusano TV. Troverete anche l'oroscopo settimanale di Paola Aspri, quello in pillole, una parola per definire la settimana di ogni segno. Quindi andate lì e soprattutto sarà corredato da un mio video che questa volta sarà molto divertente, almeno lo spero. Ciao ciao da Paola Aspri, buon oroscopando, buon oroscopo e buona Cusano TV. Seguiteci sempre sul canale 264 del digitale terrestre e poi scaricate questa benedetta app perché la portate in giro per la città, ma anche per il mondo, perché no? Perché Cusano TV si può vedere non solamente a Roma, ma anche in tutte le altre parti d'Italia e anche all'estero, se ve la portate sullo smartphone, ovviamente. Detto questo, guardatevi i vostri programmi preferiti, ce n'è per tutti. Ma Paola Aspri, vedetela però, eh? Ciao ciao!